Ben ritrovati amici e ben ritrovati a Overtime Futsal, la rubrica di Overtime dedicata esclusivamente al calcio a 5, calcio a 5 che sta arrivando al rush finale e arriva soprattutto al rush finale con il campionato di Serie B nazionale. Iniziamo subito allora quella che è la nostra trasmissione guardando i risultati del campionato di Serie B, dove vince la Gymnastic Fondi ma perde la Virtus Fondi. 4-3 il risultato della Gymnastic Fondi che batte la brillante Torino. Pinto, Vinicius, Dudu e Motà, i gol della squadra di Biasilio, mentre perde, ed è una vittoria, è una sconfitta pesante, quella della Virtus Fondi, 6-1 contro il Città di del Carnevale Saviano. È una sconfitta pesante che inguaia gli uomini di Ginepro, che non riescono a tirarsi fuori da quella che è la situazione della bassa classifica dei playout, ma soprattutto vedono complicarsi la situazione perché il Saviano scavalca proprio il Fondi e si porta a 31 punti quando mancano praticamente due soli turni per chiudere il discorso campionato. È una Gymnastic che sale ora a 39 punti, è arrivata sull'erta la nostra grafica, e proprio la vittoria contro la brillante Torino fa sì che gli uomini della Gymnastic hanno portato praticamente più su la loro posizione e subito a ridosso di quelle che sono le prime quattro posizioni del campionato. Del Fondi abbiamo già parlato, ma prima di vedere il prossimo turno dobbiamo andarci a vedere i gol proprio del Gymnastic Fondi curati da Mondo Futsal.
Della classifica abbiamo già parlato, ma è già tutto proiettato al prossimo turno, il penultimo di campionato, e il Ginastic Fondi andrà sul campo del Pratola, formazione di alta classifica. Si giocano tutto le Vespe Fondale in queste due ultime giornate. Ovviamente la neopromossa andare ai playoff sarebbe un risultato eclatante, mentre la Virtus Fondi, come potete leggere dalla nostra grafica, dovrà vedersela contro l'Alma Salerno, altro scontro importante per tirarsi fuori dal guano dei playout. Andiamo avanti, scendiamo in C1. Pareggia il Minturno 1-1 il proprio impegno contro il Cisterna FC. Questo è il risultato con un solo gol di Iorio per i minturnesi, mentre la Vis Fondi perde sul proprio campo 2-3 contro la Vigor Perconti. Non sono bastati i gol di Di Martino e Pannozzo per i fondani, che anche questa volta non riescono a portare a casa punti per la classifica. Prima di andare a vedere ovviamente la classifica, andiamo a vedere la sintesi di questa gara, curata come sempre dagli amici di Mondo Futsal. Vittoria di 6-0 per il Fortecoleferro nel derby, proprio contro l'ultima in classifica. E la classifica andiamo proprio a vederla, perché l'Aniene è ormai campione assodato di questo campionato. Il Minturno a 54 punti vede risucchiarsi qualche punticino dal Fortecoleferro. Praticamente siamo a 54 a 52 con il Parioli abbastanza distaccato. La Vis Fondi a 21 punti, quando ormai manca poco per chiudere questo campionato, sembra allontanarsi da quella che è la salvezza diretta, e soprattutto dovrà vedere di conservare la posizione, anche perché Savio e Cisterna hanno risucchiato entrambi qualche punticino. Andiamo a vedere il prossimo turno di campionato, e allora il Minturno se la giocherà contro il Rocca di Papa, mentre per la Vis Fondi ci sarà un'altra trasferta sul campo del Savio, e questo sicuramente è uno scontro che anticipa i playout e, perché no, permetterebbe alla Vis Fondi, in caso di vittoria, di allontanare una diretta contendente e, perché no, anche al Savio, in caso di vittoria, di scavalcare la Vis Fondi o di recuperare punti importanti per quella che sarebbe l'economia finale della classifica. Scendiamo di categoria in C2, la vittoria dell'Atletico Anzio Lavinio contro il Real Terracina per 3-1 spegne un po' quelle che sono le velleità di alta classifica degli uomini del Real, che non riescono a vincere, non è bastata la rete di Pariselli per i terracinesi. Andando avanti, vediamo un buon pareggio, quello dello Sport Country Club 4-4 contro il Marina Maranola, a segno doppietta di Monaco e Sorrentino per i Gaetani, Cardillo che firma anche lui una doppietta, Riccardelli e Nocella per gli Scauresi. Ti commento la gara partendo dalla fine. L'ultima occasione l'abbiamo avuta noi, nitida, 2 contro 1, però ci sta, il pareggio era il risultato giusto, quindi assolutamente non dico dovevamo vincere, il pareggio è stato giustissimo. Sono orgoglioso perché comunque alla fine, se tu consideri che il Country Club oggi ha fatto rientrare Sorrentino pur mancando di Checco Guerra e di Bruno De Santis. Però, se non erro, Sorrentino era dato per assente ormai definitivo. Segno che quando ci sono io e ci sono i miei ragazzi, comunque un po' di paura la mettiamo sempre. Si è diventata la bestia nera del Country Club. No, non è la bestia nera, è perché ci conosciamo tanto. Nei tornei estivi sappiamo quello è destro, quello è sinistro. Prima la signora si è messa a ridere quando io ho detto attenzione che William Monaco è di destra. William ha tirato di sinistra, ma come ha tirato? Sgonfio. È diverso. Quindi voglio dire, ci conosciamo troppo.
sono contento, basta, non devo dire nient'altro. I ragazzi hanno risposto bene, non era facile oggi per il caldo eccessivo, non era facile oggi perché il tappeto sintetico, non era facile per nessun motivo perché avevamo di fronte comunque una squadra che ha sempre galleggiato tra il terzo, quarto, quinto posto, attualmente non so, fa il sesto posto probabilmente. Quindi abbiamo dato dimostrazione che noi, pur probabilmente retrocedendo, perché dipende dagli altri risultati, abbiamo dato dimostrazione che la nostra crescita c'è stata. Siamo partiti con un gruppo, ripeto, perché voglio che la gente lo riesca a capire, siamo partiti con un gruppo che di Serie D, di centro classifica, abbiamo lavorato, come ti disse a Natale, non abbiamo avuto, voluto nessun rinforzo perché credevamo in noi. E ho fatto bene, abbiamo fatto bene questa scelta perché il gruppo fino alla fine c'è stato. Oggi mi mancavano quattro persone e probabilmente sono più tristi loro per la loro assenza di quanto possiamo essere noi. Quindi un gruppo compatto, ha lavorato bene, benissimo. È ovvio che ci sono tante sbavature, ma quelle ci sono, è normale, mi hai sentito dire prima che fai sempre questo, è normale. Un primo anno di esperienza per loro, voglio dire, per chiudere, è stato veramente un grandissimo risultato oggi, morale, più che calcistico, morale, perché hanno dato dimostrazione che sono perlomeno cresciuti e meriterebbero l'anno prossimo di poter ripartire da dove hanno lasciato. C'è poco da commentare, c'è delusione, multa, perché loro sicuramente sono venuti con più convinzione, si devono salvare, quindi avevano più motivazioni. Noi purtroppo dopo la sconfitta di col Terracina forse ne abbiamo risentito. Oggi sono sicuro che se c'erano dei punti in palio che potevano servirci per magari mantenere il terzo posto, avremmo fatto un'altra partita. Non bisogna trovare giustificazioni, però ecco, magari il rammarico è che comunque giocando male stavamo due gol sopra e poi lì abbiamo staccato la spina e questa cosa credo sia spiegabile, soprattutto per l'esperienza che ha la squadra, perché ce n'è, e soprattutto perché sul campo nostro poi dobbiamo archiviare questo e pensare alle ultime tre partite cercando di trovare le motivazioni giuste, perché siamo partiti bene, abbiamo fatto un grande campionato e non possiamo buttare tutto così. Ecco, i ragazzi, i miei compagni sono un po' ovviamente delusi, però bisogna approcciarsi alle partite con la cattiveria giusta. Abbiamo l'esperienza necessaria per sapere che insomma queste partite comunque hanno delle insidie, poi invece le sottovaluti e succede quello che succede. Oggi un pareggio che secondo me non serve a nessuna delle due squadre. Via via gli altri risultati, c'è la sconfitta del Real Fondi che perde 3-2, Joseph e Peppe i marcatori per i fondani, mentre lo Sperlonga pareggia nel derby contro lo Sporting Terracina 1-1 i marcatori, Parisella e Pannozzo. Andiamo a vedere allora quella che è la classifica di questo campionato che sta entrando nel rush finale. Il Real Stella guida la graduatoria con 60 punti, rimane invariato a 57 e il distacco dalla United d'Aprilia a 3 punti solamente. L'Atletico Anzio Lavigne si candida come terza incomoda di questo campionato, sempre con un asterisco lì, una gara da recuperare contro il Ceccano, quindi la possibilità di salire a 58 e intromettersi nelle parti alte del podio tra Real Stella e United d'Aprilia. Il Real Terracina scende, rimane a 51 punti, quindi non scende ma rimane lì e praticamente rimane un po' distaccata da quello che è il trenino di testa, adesso è a 4 punti un posto playoff. Lo Sporting Country Club pareggia sul campo di Marina Marano e praticamente dice letteralmente addio a quella che è la possibilità di salire nella terza posizione in classifica. Via via tutte le altre, il Marina Marano la smuove anche se solo di un punticino la parte bassa, perché sale a 10 punti, è lontanissimo il Real Fondi ma è comunque una posizione di vantaggio in quelli che potrebbero essere i play-out. Il Città di Pontini ormai con un piede nel campionato inferiore. Campionato inferiore che andiamo subito a leggere con i risultati di questa, anzi scusate, prossimo turno, volevo già scappare in Serie D. Real Stella Accademia Sport, Atletico Sperlonga, Fontana Liri, il Marina Marano dovrà arrivare nella seconda gara consecutiva tra le mura amiche, il Ceccano, il Real Fondi attende l'Atletico Anzio Lavigno, il Real Terracina se la vedrà con la seconda della classe, il Real lo United Aprilia e lo Sport Country Club ospita il Virtus Latina Scalo. Adesso possiamo scendere in Serie D e andiamo a vedere quelli che sono i risultati di questa giornata con l'Eracle che vince senza giocare sul campo del Golfo Spinelli, ovviamente 0-6 a tavolino. Non si è disputata
la gara del Cassio Club che è stata rimandata contro la Virtus Ardea, e l'unico risultato che possiamo darvi delle squadre locali è quello del Montelepini contro il Formia 105, terminata 5-4. Di Tucci un gol e poker potremmo dire così di Luberto, che firma 4 reti per i formiani, che comunque non sono riusciti a portare a casa punti. Ne parliamo ovviamente come sempre con Roberto Scotti, ascoltato dal nostro Felice Pantella, che ci racconta un po' com'è stata questa gara per i formiani, che nonostante le 4 reti messe a segno vedono passare ancora una volta l'avversario. Buonasera Felice, buonasera Giuseppe, buonasera a tutti i telespettatori del Golfo. La partita, come avete poc'anzi detto, è finita sul 5-4. Giocavamo fuori casa contro Montilepini. E partita tirata fino alla fine, abbiamo avuto possibilità di poterla pareggiare, abbiamo avuto possibilità anche di poterla vincere, comunque veramente molto molto tirata. Sono felicissimo per i ragazzi, per l'impegno mostrato e per la partita fatta, perché siamo andati a giocare in pratica con 5 giocatori di movimento, quindi un cambio per tutta la partita, e su un campo del genere così piccolo, dove ci sono cambi repentini di fronte, hanno tenuto veramente botta, e sono stato veramente contento della prestazione dei ragazzi. Purtroppo il risultato, come in tante altre partite, non ci ha aiutati, perché meritavamo sicuramente qualcosina in più, soprattutto poi per l'andamento della partita e anche per un rigore concesso agli avversari all'inizio del secondo tempo totalmente inesistente. Però non sono gli errori arbitrali quelli che poi fanno perdere le partite, ma sono gli errori nostri che facciamo sotto porta, ecco. E tornando al discorso, diciamo, della partita, il primo tempo è stato un susseguirsi di gol da una parte all'altra fino al finale, che era un 3-3. Per noi il mattatore della serata è stato Luberto, che ha realizzato 3 reti del primo tempo. Quindi, come dicevo prima, nel secondo tempo loro all'inizio hanno avuto questo rigore per me inesistente, hanno realizzato il 4-3, siamo riusciti verso la metà del secondo tempo a fare il 4-4, nonostante abbiamo comunque attaccato tantissimo, abbiamo sbagliato sia per belle parate del loro portiere sia per errori nostri individuali. D'altro canto anche il Montilepini ci ha messo in difficoltà. E poi hanno realizzato il gol del 5-4 intorno al 20esimo, quindi abbiamo avuto una decina di minuti per provare a realizzare il gol del pareggio, ma complice un po' la sfortuna, complice anche il portiere avversario, non siamo riusciti neanche a pareggiarla. E vorrei approfittare di questa intervista, ecco, per dare un plauso sicuramente a tutti i ragazzi, in particolar modo a Matteo Luberto, ci tengo particolarmente perché è un ragazzo che si è unito a noi in pratica quando sono arrivato io a gennaio, ha fatto veramente dei notevoli miglioramenti e lo ha dimostrato venerdì sera realizzando questa splendida tripletta, e oltretutto ha sbagliato anche tantissime altre azioni. Quindi fa piacere che almeno ci sono dei ragazzi che, come si suol dire, mettono testa sotto e pedalare. Lui è uno di questi, mi fa molto piacere che ci siano ancora. E poi, a parte gli altri componenti della squadra, vorrei fare un augurio da parte di tutta la società a Enea Candido, il nostro capitano storico, che purtroppo ha subito un intervento alla spalla e speriamo tornerà il più presto possibile, e a Martino Aceto, il nostro portiere, anche lui appena arrivato, che ha giocato pochissimo e purtroppo si è dovuto arrendere a un brutto stiramento e sarà fuori per 3 mesi. E detto questo, la prossima settimana giocheremo contro il Lele Nettuno in casa. E quindi non lo so, noi proveremo a fare sempre la nostra solita partita, sperando che la fortuna, da quel punto di almeno dal punto di vista del punteggio, ci possa ridere. Quindi vi saluto cordialmente, un abbraccio a voi tutti e grazie per la disponibilità. Un saluto allora al nostro Roberto, ovviamente Felice non è con noi, ma firma gran parte del nostro Overtime Futsal, lo aspettiamo come sempre, turni permettendo, nella nostra trasmissione. Classifica di questo campionato, anche qui stiamo nel rush finale e bisognerà correre tantissimo, perché l'Eracle è a 55 punti, solo il Flora 92, vorremmo dire così, tiene il passo a 52 punti, solo i 3 punti di distacco. Lo United Latina Futsal è a 49, via via tutte le altre. Ovviamente l'Ardea è a 44 punti, ma con una gara in meno disputata, come ovviamente il Cassio Club. Via via tutte le altre, il Formino 105 è lì in coda alla classifica, perché il Golfo Spinelli non fa più classifica, a quota 9 punti, ma con la possibilità, perché no, di risucchiare qualche posizione.
Prossimo turno di campionato si gioca Eracle Montilepini sul campo del Pallaborelli. Il Casso Club viaggerà sul difficile campo del Tinascalo, mentre il Formula 105 ospiterà tra le mura amiche il Lele Nettuno. Cambiamo argomento, calcio a 5 in rosa, ed è un calcio a 5 che sorride alla Vissafondi, che centra l'obiettivo playoff proprio in questa giornata, vincendo 5-0 contro la Virtus Fenice. Riposava il Coppa d'Oro, che così torna in pari con le altre, potremmo dire così, mentre l'Angelana batte lo Jasnagora 4-2, il risultato finale. E ovviamente la vittoria della Vissafondi fa sì che le fondane si qualifichino, come abbiamo già detto, alla prossima fase di campionato, che sarebbe quella di playoff. I marcatori: Palomba, Saraniti, Valluzzi, Zombarelli e D'Amato, ben 5 ragazze a referto. Andiamo a parlarne come sempre con Ermanno Ferraro di questa gara e di come sta andando il campionato, anche perché manca poco per chiudere anche questa categoria. Sì, con questa partita abbiamo chiuso il ciclo di partite in casa per quanto riguarda la regular season. Siamo molto contenti del risultato, anche se contro una squadra che virtualmente era già retrocessa, ma che comunque ben si è comportata qui al Città di Fondi e che comunque ha onorato la sfida fino alla fine. Ma sicuramente non è questa la gara per valutare la prestazione della squadra. Le valutazioni vanno fatte sicuramente in altri contesti, e ovviamente non contro squadre che probabilmente non hanno più motivazioni. Questo risultato ci permette di arrivare quarti e di mantenere questa posizione nonostante il turno di riposo che osserveremo il 9 di aprile. E per quanto riguarda la certezza dei playoff, in questo momento non so dirtelo, anche se guardando la classifica ufficiale la Vissafondi risulta essere tra le due migliori quarte nei tre gironi. Ovviamente sono due le gare che restano, in settimana faremo un po' di conti per vedere ciò che potrebbe succedere in caso di sconfitta, in caso di pareggio, in caso di vittoria domenica scorsa, e poi considerando che dobbiamo affrontare l'ultima giornata come turno di riposo. Però molti dicono che in base ai coefficienti ci siamo dentro, quindi non posso far altro che fidarmi. E domenica prossima andiamo a Roma a giocare contro la capolista, una squadra ostica, una squadra che sa difendersi bene e che è micidiale nelle ripartenze. E andremo a fare la nostra gara, giocheremo a viso aperto come abbiamo sempre fatto, tanto a questo punto non abbiamo più nulla da perdere, ma fare un risultato positivo contro la capolista è sicuramente un'iniezione di fiducia in vista dei playoff. Eccoci ritornati, il Coppa d'Oro è sempre primo nonostante abbia riposato, come d'altronde ha fatto il terzetto di testa di questo campionato. La Vissafondi può ancora giocarsi, anche se ha un turno in più, contro il Virtus Ciampino per quella che è la terza piazza di campionato. Lo Jasnagora è fermo a 33 punti, quindi non può più raggiungere la Vissafondi in classifica. Ovviamente le fondane possono cercare l'aggancio, però mancano veramente pochissimi turni, due turni alla chiusura del campionato. La Virtus finisce al momento ultima e dovrebbe rimanere ultima in graduatoria. Prossimo turno di campionato, andiamolo a vedere sempre grazie alla nostra grafica, e per le fondane si giocherà la gara proprio contro il Coppa d'Oro. Vincere significherebbe avere tutto quello che è possibile da questo campionato fin qui, perdere ovviamente sancirebbe ancora una volta lo stradominio della Coppa d'Oro, che in questo campionato ha veramente messo un ottimo passo a quello che è stata la classifica finale.
Andiamo avanti, scendiamo in Serie C femminile. Città di Pontigna perde 9-0 contro la BRC, mentre il Formia 105 perde contro Real Balduina 1-3. Solamente la Cantagallo ha referto per le Formiane, l'eterna Cantagallo, potremmo dire così, per le ragazze di mister del presidente Costa. La classifica ovviamente la andiamo a vedere per onor di firma, ma il Formia è ultimo in classifica senza più speranze, 8 punti contro il 22 del Casal Torraccia. Non è stato un campionato che ha sorriso alle formiane e sicuramente dovranno rifarsi il prossimo anno. Bisognerà vedere in quale categoria, perché giustamente poi inizierà la roulette dei ripescaggi e via discorrendo nel corso della stagione estiva, ma al momento il Formia retrocede in Serie D in maniera diretta. Andiamo a vedere il prossimo turno, perché ancora c'è da giocare nel prossimo futuro in questo campionato, e il Formia dovrà vedersela con il Porto Santa Gemma ovviamente in trasferta per questo turno di campionato. Andiamo avanti, scendiamo quello che è l'ultimo gradino di questo nostro overtime futsal. Il 21-0 dello Sporting Hornet contro il Vissofondi è strabiliante, anche perché praticamente si tratta di una rete quasi ogni 3 minuti. Ma gli altri risultati ci dicono che la Virtus Fondi si arrende contro l'Isola Liri 3-6, risultato finale. Il Marina Marano batte il Real Terracina 6-11, 4 gol di Reganato e praticamente 4 per Pirro e 6 per Rizzo, i gol delle marcature di questa gara. E per quanto riguarda la Virtus Fondi, scusate, i 3 gol sono stati di Sacchetti, Puddo e Aprà. La classifica, ovviamente anche qui ci sono gare giocate, gare non giocate, ci dice che il Castro di Volsci è ormai in Serie C femminile. Lo Sporting Hornets tiene il passo del Castro di Volsci, ovviamente a 52 punti, la prima squadra nostrana è la Don Bosco Gaeta a 35 punti, la Vis a 31. Ovviamente la Vis Fondi era una squadra neonata in questo campionato, anche la Don Bosco dopo il rodaggio lo scorso anno si è proposta quest'anno in maniera molto più convincente. Il prossimo anno staremo a vedere chi vede il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Il Marina Maranola, che nella prima parte del campionato era alla vostra sinistra del teleschermo, adesso si ritrova nella parte destra e ben lontana da quelle che sono le posizioni di testa. Prossimo turno, così chiudiamo il nostro overtime futsal, sempre della Serie D femminile. Lo Sporting Hornets andrà sul campo della Aurora Vodice Sabaudia, il Fondi sul campo dell'Agora, il Marina Marandola ospita nel derby la Don Bosco Gaeta, chiude il quadro la Vis Fondi che ospita l'Atletico Cisterna, mentre la capolista Castro dei Vosci andrà sul campo dell'Isola Liri. Bene, per il calcio 5 è tutto, io non posso far altro che darvi appuntamento alla prossima giornata, che potrebbe essere determinante per la chiusura di alcuni campionati, e lasciarvi nelle mani di Enrico Duratore, che ci parlerà col suo Sport Hall di tutto il resto dello sport locale. We'll be right back.